Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con Mafia 3. Allora, abbiamo conquistato, come detto, il Night. L'abbiamo dato in gestione alla tipa. Scusate, abbiamo fatto vedere un po' di sedie, ma non fa niente perché tanto l'abbiamo conquistato, quindi è nostro. Dobbiamo scegliere un'altra missione. Vediamo un pochino. La base di Donovan. Abbiamo un bel po' di soldi. In realtà forse è meglio che li andiamo a mettere da parte. E questo c'è la via della carne. Facciamo una cosa. Che dite? Andiamo un attimino. La segnata, penso di sì. A appoggiare i nostri $9,000. Che mi sembrano un po' troppi per andare in giro così. Là. Si esce da qui? Sì, è uscito. Spero che vi stia piacendo questo Mafia. Per quanto mi riguarda è fighissimo al momento. Attenzione, qui abbiamo una pletora di bolidi. E prendiamo questo con il portapacchi, non si sa mai. Facciamoci grande così. Da qua la prepotenza di quest'auto. Sì, andiamo a mettere al sicuro i nostri soldi, perché non vorrei che... Se moriamo la maggior parte vanno persi, quindi onestamente è prepotente quest'auto, eh? Oppela, aspetta, scusa, non potevo girare, ero in volo. Cos'è? Ma sì. Allora, fermi tutti. Questo è l'ingresso principale, in realtà. Forse era... Si entrava da dietro? Mi sa di sì, Ma vediamo se... No, ci apre anche da qui, ottimo. La nostra auto non sappiamo più dove... Dove è finita. E... Andiamo nello scantinato dove era la nostra cassaforte. Lasciamo qui il nostro denaro preziosissimo. Ok, perfetto. Le armi ce le abbiamo. E andiamo via. Come missione, vabbè, adesso ci facciamo quella lì, che è l'unica al momento, credo, disponibile. Prendiamo il nostro bolide parcheggiato con le giadri. Ma perché ci rubano sempre le auto? Allora, questa cosa però non è che mi garba tantissimo. Magari c'è un eccessivo effetto, tra virgolette, pop-up. Nel senso che appaiono ma scompaiono anche con questa velocità le auto. Perché non è che abbia fatto tutta questa strada. Comunque, che cazzo dopo questa ci sta? E andiamo qui. Donovan ha informazioni su chi gestisce lo spaccio di eroina a Hollow. Ma sì, così almeno ci prendiamo anche noi. Questa sgomma da ferro. Ci prendiamo anche questo racket. No, mi piaceva più il clacson dell'altra, era più allegro. Spero che un giorno riusciremo ad avere un'auto decente. Per carità, queste... Che è successo? Perché è uscita la pistola? Ah, forse perché ho premuto il tasto che... Pensavo fosse il freno a mano. No, invece è quest'altro, ok. Abbiate pazienza, ma con tutti sti giochi di guida... Quello era il freno a mano di Forza Horizon, è vero. Parcheggio qui. Ecco, tipo, questa è figa. Ma tanto, adesso che aspettiamo Donovan... Se ne va quello. Sono sorpreso di vederti qua fuori. Cercavo un po' d'aria fresca. Sai l'eroina venduta dalla mafia del sud? Viene gestita da un tizio di nome Charlie Kincaid. E tutti gli spacciatori gli pagano la protezione. Charlie se ne sta nascosto, dovrai fargli pressione per farlo uscire. Ti ho segnalato un paio dei suoi uomini, falli parlare e ti diranno come arrivare a lui. A quanto ho sentito, Charlie lo fa solo per i soldi. Non è un esaltato come tutti gli altri stronzi della mafia del sud. Quindi se riesco a convincerlo, magari decide di mollare Dussette e di lavorare per me. Se riesco a stanarlo. Ho qualcosa che ti potrebbe aiutare. È quello che volevo mostrarti.
Newport 2 è su una griglia telefonica standard, quindi creare un sistema di intercettazioni dovrebbe essere facile. Installa questo gioiellino su una centralina e dovrebbe creare una mappa informazioni della zona circostante. Quanti altri ne hai? Solo quelli. Le parti sono su una lista proibita dell'agenzia. Ma se riesci ad averne altri, puoi intercettare tutta la città. Perfetto. Maledizione. Se la gente pensa che sia così bello vivere con quegli stronzi di comunisti, dovrebbe portare il culo a Mosca. Se ne trovi altri, portameli. Ehi, sei un po' troppo sensibile, amico. Fanculo con gli stronzi, dannati traditori. Ci vediamo quando dovremo agire contro Charlie. Incredibile, cazzo. Il mio stesso paese, figli di puttana. Intercetta la chiesa battista. Allora, approfitto del sound... Aspetta, ah, ok. Per intercettare i racket, forza le centraline che trovi in giro per la città. Se intercetti i giri, Donovan potrà indicarti sulla mappa i bersagli sensibili, la posizione dei nemici e gli oggetti collezionabili, oltre al mostrare anche i nemici sconosciuti in percezione, permetterti di reclutare i boss dei giri. Ok. Dicevo, approfitto del fatto che ci sia questa musica di sottofondo per dirvi che in alcuni casi, cazzo, può capitare appunto per problemi di copyright che qualcosa venga segnalato, come era capitato qualche video fa che molti purtroppo non sono riusciti a vederlo da dispositivi mobili. Ragazzi, purtroppo non è di peso da me, perché quando viene segnalato per copyright, lui e Grilletto erano molto amici. Ora gli tocca spiegare a Giorgi come l'ha lasciato succedere. È un cazzo di cazzo. Ehi, occhio. Okay. Dicevo, quando viene segnalato per copyright, indipendentemente dal fatto che lo fa in automatico, appena riconosce una canzone viene segnalato e buonanotte, poi viene gestito da YouTube e quindi in quel caso l'hanno bloccato sui dispositivi mobili, però non posso fare niente io, purtroppo, mi spiace. Piazzando una cimice vedrai sulla minimappa i nemici, bersagli sensibili e oggetti collezionabili. Oltre con le intercettazioni potrai reclutare boss dei giri per ottenere più introiti. Quando una parte della città viene coperta da una cimice, i nemici diventano visibili dietro agli angoli, addirittura attraverso i muri nella visione di intelligence. Per vedere i racket intercettati premi il tasto opzioni per aprire la mappa, poi premi L3. Forza e trova le centraline che trovi in giro per mettere sotto il controllo di una cimice parte della città. Intercettando i racket potrai svelare la posizione dei nemici in visione di... Ok, questo... Per piazzare i cimici nelle centraline ti servono dei fusibili TL-49, li puoi trovare in giro per tutta New Bordeaux. Allora, interroga gli spacciatori, momento, perché come detto possiamo andare qui, ci aveva detto attiva disattiva cimici, ah, presumibilmente questo... Sì, quindi dobbiamo andare qui, è già segnalato l'obiettivo, e niente, tutto qui ragazzi, quindi... Poi, onestamente, ho risposto dopo un pochino, anche perché, vi ripeto, in questo periodo non ho la connessione, quindi... Non me ne sono accorto fin da subito, del fatto, sennò ve l'avrei scritto subito sotto il video, però... Riesco a collegarmi poche volte. Quindi, come detto, abbiate pazienza. Informatore, interroga gli informatori per scoprire i punti deboli dei giri e dei loro boss. Gli informatori sono dei fifoni. Fai fuori il resto della squadra con discrezione e mettilo KO mentre mandi all'inferno i suoi amichetti, o seguilo fino alla sua macchina e guida come un pazzo per farlo. Vabbè, presumo impaurire. Dopo aver interrogato un informatore puoi uccidere e ottenere un po' di soldi, o reclutarlo e aumentare gli introiti di un racket appena lo avrai conquistato. Appunto, lo reclutiamo. Usa lo zemi urlante per disturbare i nemici. Lancio. Oddio, in realtà forse riusciamo. No, non riusciamo. Scusi. Aspetta, questo non mi sta seguendo. Aspetta, ho preso il palo perché stavo tenendo d'occhio il tipo. Dove è bastardo? Ah, non posso scavalcare qua, sì. Prendiamo le spalle. Fallo fuori! Che vuoi fare, conosci il barista di un club a French? Non l'avete sentito? Gli ordini sono di rimanere nell'ollo con questa roba. Secondo me va dall'altro lato? Meglio ancora. Per caso vuoi dirglielo tu? No, fanculo. Rimaniamo nell'ollo. Non siamo soli! Signore.
Ok, questo è andato via al volo. Dobbiamo interrogare quello dentro, quindi questi possiamo anche ammazzarli. Ok. No, la pistola ce l'ho, mi tengo la mia. Questo ormai non sta messo bene. I soldi li prendo. Quello lo devo interrogare, quindi l'altro lo posso ammazzare. Penso siano solo questi. È una parola. Sì, possiamo usare anche quello urlante, ma possiamo anche fare così. Sì, non ha visto niente, secondo me ho pelato. Salve. Arrivederci. Entro da qua. Qua però la rompe la porta. L'altra però era aperta, o sbaglio? Vabbè, se riusciamo, ragazzi, un po' di steltaggine la utilizziamo, dai. Facciamo un po' di cose stealth con aggressività. Che sta facendo quattro dita alla chiesa? La chiesa è strapiena di droga. Se la distruggi, il boss perderà un sacco di soldi. E recluta 1000 arra... Vabbè, lo recluto, adesso scusa. Adesso lavori per me. Perfetto. Almeno guadagniamo un po' di moneta. Possiamo andare a distruggere il racket, che è qui di fronte. Danni rimanenti 19.000. Ecco, posso... Mamma mia, che sportivigianza. Sì, sono tutte simili, però. Cioè, il suo fascino. Scusa, lo so che sono 100 metri, ma potrebbe servirmi un'auto per la fuga. Quindi questo blu cos'è? Aspettate, voglio... non me lo dà in realtà. Che cazzo è sta cosa? Salve. Non lo so, vedo del blu. C'è qualcosa qui, no? In realtà no. Qui dentro. Un vinile. Perfetto. Ok, abbiamo trovato un collezionabile che appunto è un vinile. Ottima cosa. Fighissima la Limited con i vinili, eh. Non so se avete visto il video unboxing. Se non l'avete visto, vedete. Devo andare dall'altro lato. Ditemi che ci posso passare. Ok, la macchina, vabbè, l'abbiamo lasciata dove non ci è utile. Sto cazzo di giro, vaffanculo. Aspetta, mi sono incartato. Mannaggia la puttana di Eva. Dai, Approccio nascosto. Usando l'approccio nascosto puoi superare silenziosamente i nemici prima di gettarti in un combattimento. Usa la visione intelligence per vedere i nemici, punti di interesse. Ok. Questi sono quelli che devo distruggere. E... posso approfittare di questa... cucciati. Cazzo. State zitto. Dai che non mi hanno visto. Uno sì. Un altro qua sì. Dico sul serio, sai della maledizione che quella strega ha lanciato a Bob? Sì, te lo sarai immaginato tutto nella tua immaginazione. Dicono che dopo non gli si alzava più. Ah cazzo, ci sono anche questi. Cazzo, sì. Scusa, ma ci stanno dove gliel'ha infilato? Non lo so, ma va bene. Abbiate pazienza, ma ci sono un sacco di soldi qui dentro, quindi siamo a posto con
Allora, altri soldi sono qui. C'è anche un mitrozzo che forse ci potrebbe far comodo. Sepiamocelo. Munizioni. Ah no, il giubbino antiproiettile è grande. E metti la pistola. Allora. C'era un'altra cosa di soldi, forse sopra sarà, ma giustamente prima. Di nuovo incinta. Congratulazioni. Mi serviva proprio un'altra bocca urlante da sfamare. Le avevo detto di prendere la pillola, ma è cattolica e quindi... Che cazzo è stato? Fai come me. Un bel giro al bordello e via. Ma sì, li eliminiamo questi tipacci che... Zitto, vieni qua. Non è successo niente. Aspetta, mi ha lasciato dei soldi. Prendi i soldi. Hai detto... Scusi, ma noi approfittiamo di questa cosa che... Ora, a parte cosa distrugge, un tipo lì. Possiamo anche salire. Vabbè, io entro da qua. Mi frego pure dei soldi. Qualcuno che piange. Qui. Aspetta. Piano. Salve. Scusa, ma con quale abito vanno in giro? I bersagli sensibili rappresentano le persone, le operazioni che fanno guadagnare denaro al racket, distruggi per causare danni al racket. I bersagli sensibili sono evidenziati sulla minimappa con l'icona del loro racket. Ogni bersaglio sensibile contiene informazioni sulla sua difficoltà, sulla quantità di danni inflitti al giro e sulla somma di denaro che contiene. Osserva il bersaglio sulla mappa per vedere rischi e ricompense e organizzare il tuo piano d'attacco. Sulla mappa quindi devo vederlo. O sulla minimappa forse, perché sulla mappa non si vede un cazzo. Io andrei prima ad eliminare il tipo. Chiedo scusa. No, faccia, non si preoccupi. Così almeno famo che ci prendiamo questi soldini. Qui ha preso in automatico delle munizioni. Questo sta qua dietro, ci prendiamo altri soldini. Questo qui. E... Vabbè, non credo mi dica niente la signora. Scusi, glielo ammazzo davanti, ma lasci fare. Ok. E... Va bene. Colpa mia. Ma posso... Cioè, sparo così? Ok. Interroga gli spacciatori di Charlie. Aspetta. Preparati a morire. È qui. Hai più il Ok, lui non si è fatto interrogare. Vediamo allora. Aspettate, ci sono ancora dei soldi qui. E... È qui, addosso! In realtà stavo di qua, buon uomo, comunque. Faccia. Posso prenderlo da qua? Merda, devo ricaricare.
Si carica sta cippa. Ok. Ora. Sta qui di fronte. Vabbè, qua dentro abbiamo fatto bene o male tutto. Quindi possiamo andare di fronte. Dobbiamo farci ben 500 metri. Quindi un veicolo ci serve. Provo questo, dai. Magari è più sportiveggiante. Che ne sapete? Abbiamo lasciato qualche soldo qua e là, però dai. Piano, piano. Ho sbagliato un'altra volta. Vaffanculo. La mappa ci ha lasciato un po' di segnali. E poi comunque possiamo ripassare. Tanto presumo siano collezionabili. Lì c'era la gente. Scusate, via. Lo lascio qui, sì. Fatemi. Solo questi? Ma che ca... Viene quello che devo interrogare, ok. Dai, vaffanculo. Sembri proprio un cretino. Sei perso? Mi sembra di aver sentito qualcosa. Alcuni negozi sono ancora... Permettono l'ingresso ai clienti di colore. Proprietà. Ah, giustamente. C'è scritto anche. Non siamo benvenuti qui. Credi di essere invisibile? Ma quello è il proprietario? Giovane, guarda, se vieni qua ti ammazzo pure a te, quindi ti conviene. Non sono entrato. Salve. Lo sapevo. Togliti. I negri sono duri. State zitto. Ora mi dici tutto sullo spaccio. Il boss ha degli scagnozzi che spacciano nell'Hollow. Adesso lavori per me. Noi questi li reclutiamo, sono $1000, mica, pezzi e fighi. Testimoni sono dei civili che, vedendoti commettere un crimine, raggiungeranno subito il telefono e il poliziotto più vicino. Immobilizza il testimone usando un'eliminazione non letale. Lontano dagli occhi dei poliziotti e di altri... sempre cerchio posso usare? Tu cazzo ha? Abadraca! Aspetta. Che cazzo te chiama la polizia, signor? Aspetta, altro testimone. E vaffanculo! Qualche altro testimone? Cazzo! Dov'è? È lui? Era lui? Sì, però se n'è andato. Sei tu il testimone. Ma che cazzo te testimoni? Comunque. Nel bar non solo siamo... Non siamo ben accettati. Non sono stato io, signor. Se no va a finire come altre due. Cazzo. Un omicidio a Hollow. Scusa, tu sei un bastardo, mi scusi. Se lo merita. No, a lei le... Tu sei... Do cazzo vai tu? No, scusi, signora. Era lui il proprietario. Maledetto. I clienti non possono entrare nel... Cioè, lo so che non posso entrare, ma contro il razzismo. A polizia, damose. Però c'era il segnalino di... Qualcosa da raccattare, credo. No, ce l'ha tolto. Damose, no, col triangolo. Cazzo, non si apre. Vabbè, c'è la porta, scusate pure voi. Damose. Successo un macello. Ogni volta che andiamo nei locali, comunque succede veramente un casino, eh. Qua c'è un poliziotto, cazzo. A tutte le unità. Panico. Testata, damose. Maledizione. Solo perché ho il colore della pelle è diverso dal vostro, maledetti. Ma che eccolo, andiamo. Aia. Siamo contro la violenza. In certe occasioni, poi dipende, Sparate quel figlio di puttana. Chi l'ha detto? Tu l'hai detto. Ma vaffanculo, va, che fomenta l'odio. Aia, mi scusi. Damose. Aia. No che c'ho i soldi. Non c'ho più i soldi. Porca di quella puttana. Comunque sta polizia è cattiva. In America è veramente cattiva la polizia. C'è questo razzismo proprio. Maledetti. Eppure non avevo quasi fatto niente. Che cazzo di suoni?
Scendi da qua, signori. La prendo un attimo. Un attimo e poi la riporto. Andiamo, va. State calmi. Non è successo niente. Comunque adesso abbiamo $1,900 rispetto ai 3.000 che avevamo prima. Non lo so, ma ne avevamo tanti, eh. Ci hanno fregato questi poliziotti. Comunque sono presi la mazzetta. Entro nel vicolo, mi scusi. Scusate. Permesso. Scusate, ma che devo ammazzare? Ah, quei due, quindi non ne vale la pena fare tutto sto casino, dite. Scusate. Scusa. Ti sposti? Scusi, io devo ammazzare quei due. Scusa. Scusi. Che mi ha ammaccato la macchina. E togliti dal cazzo! Tu che sta a fa? Assassino! Questo era l'altro. Olè, è successo. Fatto. Non è successo niente. Panico! Vieni qua. No, aspetta, meglio che scendiamo, questi ci ammazzano malamente. Prendo dei soldi, eh. Attenzione, rischio. Oppela. Mi scusi. Occhio. Mamma mia, la cattiveria. Uccidi tutti. No, il testimone, ma perché il testimone? Scusa, chiama per... Dov'è il testimone? Datemi il testimone. Passate il testimone. Oh. Aspetta che ricarico. No, non scherzo, però. Facci tuo. Ce l'abbiamo fatta? Ok. Lei chi è? È armato. Vaffanculo. Attenzione, l'abbiamo iscatolato. Come rinforzi arrivati? Ma rinforzi nostri o loro? Penso siano loro. Comunque, prima di selezionare l'altro obiettivo, qua sta succedendo un macello. Quanti colpi abbiamo? In realtà non tanti. Quindi proviamo il pompazza, va. Dove stanno? Ma io potevo far esplodere questa? Almeno adesso posso stare tranquillo. Come funziona? Ah, proprio a mano così. Vabbè. Poi deve farsi vedere. Ce n'è un'altra qui, quindi. I rinforzi stanno là, li ho visti. Eccoli là. Ah, a posto, abbiamo distrutto tutto. Sei qui, lo so. Non lo devo provare il pompazza. Ma la signora che dorme lì, scusi. Magari non dorme un po'. Oh, mamma, bellissimo. Mi scusi, ma devo provare il pompazza. Comunque, fatto tutto, mi sembra. Possiamo andarcene, direi, sì. Ma sì. Aspetta, devo riportare l'auto alla signora. Scusate. Occhia vecchia. Che l'abbiamo presa? No, non l'abbiamo presa. Tutto a posto. Allora, aspettate, perché penso che comunque qui la missione l'abbiamo fatta, no? Qui c'è, vabbè, il denaro. Uccidi scagnozzi. C'è anche questo. Facciamoci questo almeno. Sì, perché non credo di averlo finito. Forse mi ha tolto la missione. Sia gratis, non lo so. Certo, come era capitato nell'altro episodio, quello del Night, ci sono anche zone dove che possiamo saltare. Però qui non mi aveva detto tipo di mandarci qualcuno per il racket. Forse ce lo dà in automatico direttamente a noi. Non lo so, però. Visto che ci siamo. Allora, le sentinelle sono i nemici in grado di chiamare rinforzi. Per impedire alle sentinelle di chiamare rinforzi, neutralizza prima che raggiunga il telefono più vicino. Ammazza. Ma scusi. Ma contro le donne Non si fa. Che è successo? Scusi. Non voglio sapere cosa sta facendo. Comunque, lo so, non siamo intervenuti, ma noi abbiamo del lavoro da fare. State zitto, va. Riverisse un gol. Buttate quello stronzo fuori. Scusi. Fatemi entrare. Come si entra? Dove si entra? Spacco il culo, Oh, cazzo. Dall'altro lato.
Aia. Cura. No, cazzo. Ma curati, puttana Eva. Attenzione, eccoci di nuovo qui. Ma stavolta facciamo tutte le cose. Ci vediamo dopo allo spettacolo. Forse te la posto le mani, che il signore è suscettibile. Okay, vieni qua. Troppo, Ah, no, aspetta. Ma ha dato il coso per. Eliminazione proteine premuto e rilascia nel punto evidenziato. Com'è? Ah, beh, forse lo devo prendere, però. Non lo so. Volevo capire un po'. Vediamo così, va. Scusi, le ricarico dietro l'orecchio, ma. Perché ce l'abbiamo qua. Ecco, se ti sposti, magari. Oh! Vattene a fanculo. Opela! Ok. C'è uno lì sotto. Facci tua. Pela. Questo tuffo. Ok. Aspetta un po' di soldi. Ok, quello sta sparando. Chi è che sta sparando? Forse quello lì sotto. Ah, quello là, addirittura. Olè. Allora, qui ci dovrebbe essere qualche soldino. Possiamo anche fare più danno, però, eh. Non so se possa servire ora. No, però. Lo so che sei nervoso. Quando arriva Giorgi, fai un bel respiro. Stai calmo e non fare domande. Charlie è uno a posto, ma se cominci a dire stronzate e fargli fare brutta figura davanti a Giorgi, ti farà fuori senza pensarci due volte. Prendiamo l'altro vinile. È di Floyd. E a posto così, direi. Cioè, dobbiamo andare a parlare con il tipo. Posso. Aspetta, va, usciamo da qua. Tanto c'avevamo macchina parcheggiata. Però prendiamo questa. Pronto. Piano. Mamma mia, che sterzata brutale che c'è il camioncino. Risse come se non ci fosse domani in questa cittadina, eh. Però è figa, eh. È figa. Poi pian piano la impareremo a conoscere palmo a palmo, forse. Semaforo a semaforo. Ci aspetta qua. Scendo di qua, va. Se non macchiamo il bolide rosa. Pronti. Proseguendo tutti gli obiettivi del racket rimasti verranno rimossi. Perché abbiamo altri obiettivi del racket? No, li abbiamo finiti, quindi. Ho spiato il vecchio Charlie e ho scoperto che non è così cattivo. Oserei quasi dire che è un bifolco evoluto. E indovina un po', sua moglie è incinta. Un uomo in quella situazione non si chiede per chi sta lavorando, ma solo come fare per non crepare. Quel poveraccio balbetta ogni volta che si parla di nomi. Per adesso sono indecisi tra Bosifus e Thomas Lee. Comunque sia, i suoi uomini hanno chiuso la chiesa. Sono dei bifolchi stile spara e al resto ci pensa Gesù. Comunque, bene. Se riesci a mettere le mani su Charlie, farà quello che gli dirai senza troppi problemi. Tutte le informazioni sono aggiornate. Stai tornando al motel? Dopo che avrò mangiato qualcosa. Ci vediamo quando ti sarai occupato di quei coglioni. Ok, quindi ci dobbiamo occupare di Charlie. C'è il nostro stesso furgone, tra l'altro. Il nostro è rubato, ma vabbè. Vediamo un po' di cosa si tratta. Magari affronta Charlie. Quattro dita. Ricordati che hai già intercettato la chiesa e il suo giro di eroina. Proprio per questo motivo ora hai la possibilità di uccidere il boss del racket per fare un po' di soldi facili o di reclutarlo per guadagni a lungo termine. Ma sì, noi pensiamo a lungo termine.
Ma sì, famocela, dai. Così facciamo tutto il racket completo. Adesso pure tante. Ho detto a Richie di non mettere Charlie a capo dell'eroina, ma ha insistito. Ha detto cazzo. Che era in debito col padre di Charlie e cazzate simili. Charlie non vale la metà di suo padre. Merda. Vediamo un po'. Veloce. Basta che mi stai lontano. Veloce qui. Ok. Scusami. Ops. Certo che sei un bel tipo. C'è quello lì. Infatti questi facciamo fuori di là. Andiamo con più calma e circospezione. Porca troia. Lì sono un po' tanti. Però magari uno alla volta ce la possiamo fare. Occhio. Scusi. Ok, andiamo. Aspetta. Facciamogli passare il mazzo. Zitti, zitti, non è successo niente. Prendilo dall'altra parte. Ok. Buttate quello stronzo fuori di qui. Merda. È ora di spaccare un po' di culi. Forza con il fuoco. Oh sì, brucia. Puttanella. Ma che cazzo? Oppela, ma che cazzo fate? Lanciate i molotov. Buttate quello stronzo fuori di qui. Facci vostra. Questo è molto appoggiato in modo... appoggiato in modo sexy, come dire, muoio così. Va bene. Comunque, quello sta lì. Quindi, ma detto armi. Recluta il boss di un racket, aumenta i guadagni di tutti i racket in cui riesci a impossessarti. Per reclutare il boss, piazza delle cimici per intercettare i suoi racket. Vabbè, questo l'abbiamo fatto. Aia, però sta... piazza doppia. Ho un brutto presentimento. Ho già controllato di là. Vediamo se riusciamo. Perché abbiamo fatto troppa caciara, secondo me. Ho già controllato di là. Su. Scusi, No. Uccidi subito 1000, recluta 2000 racket. Lavora recluta, per me. Scusa. E vivrei abbastanza da veder crescere i tuoi figli. Ok, va bene. Tutto quello che vuoi. Molto bene, Charlie. Molto bene. Grande così. Racket di eroina. È nostro, è nostro. Bene, bene. Prossima telefonata dagli affari di Cassandra è già pagata. Armaiolo precisione migliorata. Introiti attuali 30.000. Aumento profitti più 30.000. Formatori graziati 2, quindi 2.000. Boss graziato 2.000. 64.000 racket in questo distretto. Assegna a Cassandra. Cos'è questo? E assegna Cassandra. E al momento solo lei. Poi alla prima chiesa battista. Quei selvaggi dei sudisti sono stati gestiti. Faccio arrivare subito degli uomini. E grazie. Don't worry. Ok, anche questa è fatta. Allora, altro racket agguantato. Ma se almeno prende un po' di soldi. Sono tra di loro questi. Occhio alle manovre con l'auto. Dichiari il suo nome ufficialmente, prego. Donovan. John. Signor Donovan, capisce che
Comparendo davanti a questa commissione, lei rinuncia ai suoi diritti costituzionali riguardanti assistenza legale e autoincriminazione. Certo. E riconosce anche che comparendo davanti a questa commissione, lei accetta di rivelare tutte le informazioni riguardanti gli eventi occorsi a New Bordeaux nell'estate e nell'autunno del 1968. Non siederei qui altrimenti. Lei è stato un agente della Central Intelligence Agency dal 1953 al 1969. Sì, è vero. Quando arrivò in Vietnam? Agosto 1961. Prego, descriva per questa commissione le azioni che ha intrapreso durante il suo periodo in Vietnam. Passai un paio di mesi a Saigon, quindi fui trasferito in una base in Laos gestita dalla divisione attività speciali. Addestravamo e equipaggiavamo i Hmong per poi inviarli contro i nordvietnamiti che spostavano armi sul sentiero di Ho Chi Minh. E lei lavorò con Lincoln Clay in quello che poi divenne il programma Phoenix? Dopo uno o due anni Lincoln comandava una sua unità di ricognizione. Entravamo in Vietnam, localizzavamo i bersagli nemici e li uccidevamo o li portavamo con noi per interrogarli. Ripensandoci, Cristo santo, non credereste alle cose che facevamo a quei succhiacazzi. Ok, ok. Va bene, questa l'abbiamo fatta. Non ci disponibile. Parla con Cassandra. Va bene, ragazzi. Allora, a questo punto direi che ci possiamo salutare qui con questo episodio di Mafia 3. Magari un po' più lunghetto, però spero vi faccia piacere. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un like, condividete, seguitemi anche sulla pagina Facebook e sul secondo canale. E niente, ci vediamo con il prossimo episodio con Mafia 3. Che spero vi stia piacendo. È una figata questo gioco. Dai, ci vediamo alla prossima. Allora, un saluto a tutti da quel tale Ale.